immagino indubbiamente dell'unità sindacale e con al centro il tema del lavoro, dei diritti, dello Stato sociale in una visione ovviamente europeista. Questo è il tema che hanno scelto le confederazioni nazionali, CGL, CISL e UIL, e noi l'abbiamo declinato stamattina qui a Caserta con la partecipazione del professore Villone, che ci ha accompagnato nei lavori con un contributo illuminante e con delle forti sollecitazioni. Avete parlato molto di Europa, qual è la posizione dei sindacati rispetto a questo? Credo che oggi la sfida sia importante a fronte di tanti sovranismi e populismi che si avvertono nel nostro paese. L'unica alternativa all'Europa è esclusivamente l'Europa, ovviamente un'Europa che non sia più quella del rigore, ma sia l'Europa del manifesto che CGL e CISL e UIL hanno voluto, l'Europa dello Stato sociale, l'Europa dei diritti, l'Europa del lavoro. Questa credo che sia la migliore risposta anche per un paese come il nostro, perché in una economia sempre più globalizzata la vera dimensione europea è quella che ci consente poi di crescere e di svilupparci anche sul piano economico e sociale. Quindi più Europa, certamente con meno rigore, molto più attenta alle questioni dei lavoratori, dei cittadini e dei popoli.